Il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, in collaborazione con Sensibilia, ha organizzato un seminario in cui è stata analizzata e approfondita la figura di Nelson Goodman, il grande filosofo americano. Come nasce questo incontro oggi qui alla Sapienza? Dunque, questo incontro nasce per un motivo, diciamo, culturale, nel senso che noi collaboriamo con Sensibilia, questo colloquio permanente fondato da Tonino Grifero, che è professore di estetica all'Università Tor Vergata, che ci sembra molto interessante perché ogni anno riesce a coinvolgere docenti di diverse università e anche di diversi settori disciplinari intorno a un tema. Un incontro su questa nuova traduzione di Goodman si inserisce all'interno del ciclo di Sensibilia Books, che con quest'anno abbiamo iniziato parallelamente questa attività di presentazione di libri, o libri interessanti in generale, o libri curati oppure scritti da membri del board di Sensibilia. Il libro di Goodman si presenta da sé, nel senso che Nelson Goodman è uno dei principali estetologi di impianto analitico del Novecento e non sono molti però i suoi scritti tradotti, e quindi questi due libri curati dal professor Fabbri sono effettivamente un'integrazione importante. Nelson Goodman fu uno dei maggiori esponenti della filosofia analitica americana. È noto per i suoi contributi alla logica, all'ontologia e all'estetica. Successivamente Goodman approfondì i suoi interessi per il linguaggio, soprattutto nella direzione di una vera e propria filosofia delle forme simboliche. L'idea di Goodman è che appunto i sistemi di rappresentazione, di organizzazione, di produzione della realtà sono appunto strutturati in modelli simbolici che hanno la funzione per l'appunto non soltanto di rappresentare qualche cosa nel senso tradizionale del termine, cioè riferirsi a un qualche genere di oggetto che sarebbe preesistente al sistema stesso. In realtà l'importo, come dire, conoscitivo del sistema stesso è ontologicamente assai più impegnativo, perché per Goodman questi sistemi, in un certo senso, dicendolo in termini molto semplici, costruiscono dei mondi, non soltanto si riferiscono a un mondo già dato. Durante il convegno sono stati analizzati due libri del grande filosofo americano: Arte in teoria, arte in azione, e Ripensamenti in filosofia, altre arti e scienze, in cui Goodman ripensa il confronto tra le diverse fabbricazioni del mondo attraverso l'attività congiunta di filosofia, arti, scienze e mondo della vita quotidiana. Secondo lei, a chi si è ispirato Nelson Goodman per scrivere questi due libri? Beh, dunque, prima di tutto, almeno quello che si dice in generale, alla tradizione analitica, cioè a White, da Peirce e alla grande tradizione pragmatista inglese e americana, e usando giustamente i criteri dell'arte contemporanea, soprattutto dice che bisogna rivedere la filosofia analitica e la sua estetica alla luce di una teoria dei simboli.